Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla dalla Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone. Una grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca a causa della folla, perché non lo schiacciassero. Infatti aveva guarito molti, cosicché quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. Ma Gesù non basta che la gente lo cerchi, vuole che la gente lo conosca, vuole che la ricerca di lui e l'incontro con lui vadano oltre la soddisfazione immediata delle necessità materiali. Gesù è venuto a portarci qualcosa di più, ad aprire la nostra esistenza a un orizzonte più ampio rispetto alle preoccupazioni quotidiane del nutrirsi, del vestirsi, della carriera e così via. Il Signore ci invita a non dimenticare che, se è necessario preoccuparsi per il pane, ancora più importante è coltivare il rapporto con Lui, rafforzare la nostra fede in Lui, che è il pane della vita, venuto per saziare la nostra fame di verità, la nostra fame di giustizia, la nostra fame di amore.